tutto il rispetto che si può avere nella vita, bisogna anche avere un gran culo. No, se la vogliamo dire tutta, perché poi possiamo dire quello che vogliamo, perché poi inizieranno a dire ha vinto tanto con quello perfetto. Ha vinto Ancelotti, a me sta simpatico, simpaticissimo mi sta. È una brava persona, una persona per bene, non puoi non volergli bene, però io già ho avuto un grandissimo culo col Paris Saint-Germain e ne è venuto a campo. L'altro giorno 3-0 ha preso una ruba clamorosa, clamorosa. Se non fa quella parata di Courtois su Havertz di testa sul calcio d'angolo, fa 4-0, ha preso una ruba. Cosa succede? Di là poi c'è un giocatore che io l'ho messo tra i primi 5 centrocampisti più grandi della storia, che ha dato quella palla lì. Ancora oggi il mondo si chiede come ha fatto. Ha fatto come lui sa fare. Certamente, Ha messo una palla. certamente perché Modric con l'esterno è Michelangelo. Esatto, bravissimo. Lui Non non è gioca che è con l'esterno, gli diverso. piace. Non gli piace giocare. Michelangelo, Modric. L'esterno di Modric è la mano di Michelangelo. Ha messo Finito. una palla divina. Poi ha impattato bene Rodrigo che ha fatto gol. Aspetta, ha avuto ancora altre due occasioni da gol. Poi vai supplementare, altre due occasioni da gol. Poi Benzema fa gol. Cosa succede? Pulisic poteva far gol, Jorginho poteva far gol. Se andiamo a vedere, il Chelsea ha sbagliato un solo tempo, il primo l'andata, primo tempo l'andata, e si è ritrovato con tre tempi a favore e uno contro, si ritrova ad andare fuori. Ma Nick, ripeto, poi ovviamente ognuno la può dire come vuole, è stato fortunato, cioè, nella vita ci vuole anche un gran culo, perché dai, Real Madrid. Chi ha visto le partite quest'anno? Il Madrid non gioca bene. Non gioca bene, Sì, ragazzi. no, non gioco. E Benzema che fa il fenomeno, Modric che gestisce la situazione e con l'esperienza Alaba che sta facendo anche bene lì dietro. Però poi vai nello specifico, il Barcellona è partito molto in ritardo perché se Xavi lo prende dall'inizio è un'altra musica. Il Real Madrid gioca molto male. Lo abbiamo visto 160 minuti col Paris Saint-Germain che doveva prendere 7 gol. E si ritrova in semifinale, però in semifinale adesso c'è una brutta gatta da pelare perché ti va bene una volta, ti va bene due, il culo poi prima o poi finisce, poi alla conclusione arrivano in sulla. Poi ripeto, il calcio è bello perché ognuno dice la propria. Io infatti la mattina su Instagram avevo detto ragazzi, occhio, occhio, io punto ancora sul Chelsea, ero convinto perché so il Chelsea vedendo tante partite come gioca e vedendo tante partite del Real come gioca. Dall'inizio alla fine, al 120esimo, il Chelsea meritava la qualificazione. Poi mi diranno: ah, ma sai, ecco. No, io vedo le partite, non solo quella di ieri, quella dell'andata, vedo mille partite del Chelsea, mille partite del Real Madrid. Se qualcuno ha un'obiezione tra andata e ritorno Paris Saint-Germain, tra andata e ritorno col Chelsea, che le altre due squadre non potevano passare, è l'opinione loro. Si dicono che capiscono una minchia. Per me è diverso.